Siamo tornati, io mi sto rimettendo a posto perché dovete sapere che io mi disposiziono alcune volte e non voglio farmi vedere in cam, Vuoi ho la dire mia di essere privacy. larghissimo come Bwipo e che quindi la camera non riesca a contenere effettivamente il tuo potere? Ricorda, c'è sempre un twist positivo alle cose. Potrebbe essere, ma il potere ce l'ho alla mia sinistra con il buon Karen. Andiamo a vedere un po' gli update perché questa settimana c'è stata la possibilità in LCK di cambiare i propri roster. Già, siamo usciti anche dalla settimana di pausa, quindi abbiamo aggiornamenti per gli Africa, dove abbiamo Lens e Mapsy con gli scambi sulla corsia inferiore, abbiamo i Lead Sandbox con Prince che viene aggiunto alla corsia inferiore, con Deletion è un po' strano come È brutta nomenclatura, come tipo cosa? li hanno cancellati, li hanno fatti Sì, dalla scomparire lista. dall'umanità. Dalla lista che è uguale all'umanità. Quindi Prince che viene, fra parentesi, da FunPlus Phoenix, è stato preso dai Lead Sandbox. Quindi sono molto interessato. Perché ieri ne parlavamo con Wolcat, fra parentesi, Wolcat veramente, Wolcadamus in questo caso. Lo ha chiamato via tutti gli altri. È stato molto interessante. Anche perché veramente un ritorno, come sempre, molti coreani che tornano dalla Cina. Tra E l'altro, no, vabbè, dici? scusa, scusa. No, No, prima le barbe più importanti. tra l'altro volevo sottolineare che sono anche sempre stato un suo grande fan. Secondo me, Purple Rain era un grandissimo album, una grandissima canzone. Ho sempre desiderato per tanto tempo la sua chitarra custom, ma non sono mai arrivato a comprarla. Però sì, sono sempre stato un suo grande fan. Non pensavo che si arrivasse a questo punto di vista, ma parlando del team che andiamo a vedere ora, perché fra parentesi sei caduto su un fattore che io dico, mi piace anche la musica, quindi ero contento, ma non pensavo si arrivassi nel CK anche a questo punto. Però, parlando di team che andremo a vedere, i Fredit Brion, i Bro, hanno un nuovo mid laner. Già. Saprai, se non lo sai, sappilo, che Sallo. Cheftain un giorno ha dovuto fare da mid laner, Sì, c'è perché stata Lava si sentì l'autofill. male. È un po' quando giochi in normal o qualche cosa così, che ti vedi lì e dici, ma io avevo messo jungler perché sono un mid. Cosa sai giocare? Jungler. E jungler. Poi Tra l'altro jungler. è tremendo quando si deve per obblighi situazionali andare a mettersi in situazioni del genere perché stiamo parlando di ruoli estremamente diversi, ma stiamo parlando dell'unico sub disponibile che avevano da inserire al momento. E andare a cambiare la propria concezione della partita da una concezione mappa-centrica ad una concezione lane-centrica è stato abbastanza pesante per loro. E l'inserimento del nuovo mid laner mi fa piacere vederlo, così almeno abbiamo messo una pezza a colori anche sull'eventualità che le cose si vadano a ripetere sotto quel punto di vista, lasciando ai Fredit Brion anche la possibilità di far fronte meglio alle difficoltà. Parlando di difficoltà, oggi dovranno affrontare i KT Rolster. Però KT Roster che, fra parentesi, potrebbero ritornare con una vendetta perché esatto. questo è l'inizio del ritorno. I KT Roster contro i Bro potrebbero subire il back-to-back win. Attenzione, punto fondamentale, poi ne parleremo meglio perché ho visto qualche tuo tweet. Gideons, il suo debutto nei KT Roster. KT Roster che si presentano con queste statistiche. Sì, KT Rolster che comunque non vediamo eccellere praticamente in nulla al momento, nonostante abbiano uno score non pessimo all'interno del campionato, nonostante siano anzi messi abbastanza bene da questo punto di vista, il problema è che sono un team che per adesso sta cercando la propria identità. Le statistiche che vediamo, estremamente mediocri, anzi più mediane che mediocri, derivano anche dal fatto che con questi cambiamenti di roster, con il fatto che ci sia appunto il debutto competitivo, e vadano con Gideon in giungla a cambiare stile di gioco, allenamento pregresso ne devono aver fatto. Quindi è un team che non si è mai allenato al 100%, con degli forse inutili, forse indispensabili, ce lo dirà la partita di oggi, pesi da combattimento, e vediamo oggi appunto come li vanno a sviluppare. Tra parentesi, al posto di Yukal giocherà Dav, dove non so come. Meglio Dav, penso, Dav, anche se assolutamente Dav, sì. dà dei ricordi prettamente di odori, mettiamola così. E sì, mi viene spontaneo il pensiero. Dall'altra parte, invece, i Fredit Brion giocheranno col solito quintetto. Mi scuso se continuo a parlare di KT Roster, perché la cosa interessante, voi direte, scusatemi, ma Blank
ma l'altro Jasper perché l'hanno fatto mandati direttamente nel loro team di Challenger League, riprendendo proprio il jungler della loro Team Academy. Già, effettivamente è uno scambio che potrebbe portare una ventata d'aria nuova all'interno del team, perché comunque da parte di Blank stiamo vedendo delle performance ancora altalenanti. Blank non è mai stato un player costante, e l'abbiamo visto anche nei precedenti team in cui ha militato. È un player che può avere delle performance brillanti quando si va a definire il suo impatto macroscopico sulla partita. È un player che può avere un gran controllo di mappa, ma è un player che non riesce a garantirti sempre il 100% delle performance. Quindi in questo tentativo di vendetta contro i Fred Brion non vuoi correre rischi inutili. Potrebbe anche essere dovuto a questo il cambiamento sulla giungla. Sulla corsia centrale invece vediamo essere indicato come key player Lava, che come abbiamo detto, nonostante l'inserimento del nuovo mid laner, sarà lui a militare oggi nei Fred Brion, ed è un mid laner che abbiamo visto nelle vittorie trovate essere lui il player of the game, quindi un mid laner che ha saputo essere incisivo per la squadra, che sa essere protagonista di questa squadra, e vedremo se Dav nell'inserimento per i KT roster riuscirà a tenere in testa. Bisogna dire che dall'altra parte Ucal, quando gli bannavano quel 1-2 campioni, non ti sembrava quel mid laner così predominante nella corsia centrale. Penso il fatto di vedere se Gideon che Dav ci deve far pensare come questo fattore della franchigia, che ne parlavamo anche prima della pausa, stia dando la possibilità ai team di LCK, come tanti altri, di puntare sui giovani, di lasciargli l'esperienza, cosa che pare in altri campionati sia più difficile, ma questo è un velo che non tirerò fuori se non vuoi tirare fuori te. Per ora, infatti, lascio che sia la partita eventualmente a portarci verso questa direzione, perché stiamo tra l'altro per entrare in draft. Abbiamo visto delle draft particolari nella prima serie di oggi, vedremo se queste saranno un po' più meta aderenti o se saranno un po' più ancorate alla tradizione, come abbiamo visto Elim con quell'OTP Olaf nella serie di prima. Primo ban sarà quello di Gragas, che i roster non vogliono permettere che ci sia la possibilità di una flexata da parte dei bro, dato che lo abbiamo visto in top lane con Oya, è un pick molto molto forte, ma lo puoi giocare in altre corsie possibilmente. Sì, è comunque un pick che ti dà la possibilità di insistere sulla prima porzione di draft, andando a tenere sotto scacco magari la top lane avversaria, per poi andare a rivelare il red side, magari il R5, un flex da qualche altra parte. Quindi è un pick che rappresenta un importante deterrente psicologico in draft. Ci saluta Seraphine Blueside da parte dei KT, e io vado sempre un po' a storcere il naso quando vedo degli abnormi power pick bannati Blueside, perché vuol dire che non lo vuoi far spiccare, vuol dire che non sei pronto, allenato per giocare quel pick, o vuol dire che non lo vuoi giocare contro gli avversari di oggi, e vuol dire dare delle informazioni non solo ai Fredit Brion, ma anche a tutti i team che andrai ad affrontare da ora in poi. Dall'altra parte però c'è Lava che lo ha giocato, che ha giocato molto bene Seraphine, quindi proprio se non ti senti sicuro al 100% non puoi lasciare assolutamente libertà di pick, come hai detto anche tu comunque in gran parte. Il fatto di Seraphine è un po' quel pick che dici è forte davvero, non è forte davvero, poi lo sappiamo che alla fine è sempre comunque forte, ma non ne sei così sicuro. Dall'altra parte viene piccata Kai'Sa, vedete le statistiche di questa prima fase molto forte Kai'Sa, c'è poco da dire. È forte Kai'Sa, è vero, ma c'è un grosso power trade da parte dei Fredit Brion, perché vediamo subito Rell e Udyr arrivare. Abbiamo visto prima una composizione che un altro nostro collega adora definire la composizione a martello, una composizione facile nei suoi modi di utilizzo e che ti permette quindi di abusare dei punti di forza dei campioni senza dover perdere attenzioni in quelle che sono impostazioni microscopiche, e ti puoi concentrare sul macroscopico. I Fredit Brion stanno trattando l'ABC di League of Legends su questo trittico iniziale. Dall'altro lato, Alistar contro Rell non è un campione felice. Non è un campione che in questo momento sta competitivamente marcando delle statistiche positive. Stiamo vedendo ad esempio anche in Europa avere un win rate disastroso contro quel campione. Ma il problema è che è uno dei pochi pick validi neutralmente contro Rell quando stai giocando con Thresh bannato. E quindi
aver lasciato così agli avversari, secondo me, da parte dei KT è stata anche una grossa scommessa. Tra parentesi, ha parlato di ABC, ma non vedo Annie piccata da parte dei bro, quindi non so veramente dove tu vuoi parare in questo discorso. Però non è neanche l'ABC, quello è proprio il muovere i primi passi nel mondo, andare a gattoni verso qualcosa di veramente elementare. Però vediamo il ban di Tristana, campione che affiancato a Rell sta prendendo sempre più importanza. Stavolta però con Samira già bannata, quindi non hai detto banno Tristana, ma c'è la versione per ora più valida di Tristana di fianco a Rell. Mi piace. Il discorso che era nella partita giocata la scorsa volta, mi sembra ieri l'altro, avevo commentato proprio anch'io contro il Leaf Sandbox, ha giocato veramente molto bene questo pick, quindi mi sembra giusto da parte dei KT continuare a bannare anche Tristana contro Ena. Gnar è il pick da parte dei bro. Rimango dell'idea che Gnar stia diventando un po' il Renekton prima di questa patch. Blind pick, non ci sono problemi, lo posso giocare in mille modi e posso adattarmi al counter pick stesso. Sì, alla fine è neutralmente valido e si adatta bene alla composizione che hai draftato, è un buon delivery system, puoi giocarlo quasi sempre bene, salvo non ci siano dei counter specifici come ad esempio può essere Irelia o Jace, funziona anche bene ma è bannato in questo caso, quindi non lo prendiamo in considerazione. Per Doran arriva Gangplank e arriva Felios sulla corsia inferiore per giocare contro Kai'Sa, bro con un draft edge abbastanza massiccio. Arrivo a domandarmi quanto Aphelios potrà beneficiare di Rell. Mi spiego. Normalmente con Aphelios si vedono dei support che stanno più al comando dell'AD carry, proprio della serie cosa vuoi, ti lancio la lanterna, Thresh è stato bannato da Freddit Brion perché Zeus è un ottimo utilizzatore. Però Aphelios ha bisogno di quell'aiuto, cosa che Rell in parte non riesce a dare, perché Rell vuole entrare dentro al fight, non guardarlo dal lato e aiutare il suo AD carry. Da un lato questo è vero, ma dall'altro lato valutiamo non tanto la negatività che porta Felios quanto la positività che porta Felios in questa draft. Perché sono assolutamente d'accordo con te, non è la più marcata delle sinergie. Il punto è che i bro forse non cercavano sinergie in corsia. I bro volevano un ADC che potesse giocare un teamfight molto forte e scalare meglio di Kai'Sa, e effettivamente Aphelios ricopre questo ruolo. Se andiamo a considerare Gnar, Rell e Orianna, per Aphelios basta riuscire ad inserire in combinazione con Tempesta Magnetica o Onda d'Urto una Veglia Lunare con un Infernum e il teamfight è già bello che firmato, quindi abbiamo un potenziale esplosivo da parte di questi Freddit Brion. Dall'altro lato abbiamo tanto scaling però, con Gangplank, con Azir, con quella Kai'Sa, e mi piace che abbiano preso Nidalee, quindi non un jungler passivo per un trittico di corsie da scaling, quindi un jungler che vuole continuamente proporre, vuole invadere, vuole gankare in early game, vuole cercare le uccisioni e snowballare, mentre il proprio team è lì ad accumulare risorse lungo il game. E ora è il vostro turno, è il vostro momento di dirci la vostra. Riuscirà Gideon a vincere il suo primo game da debuttante dell'LCK dopo essere passato dall'LCK Challenger proprio dei KT roster? Allora avete due modi: con i punti canale, naturalmente le bet sono sempre aperte, oppure tramite gli hashtag, premendo sui vostri mouse e tastiere e sui vostri smartphone hashtag KTWin, oppure se credete nella forza della fratellanza, nei bro hashtag BroWin. Vendomi in pronunciare su questa partita, penso che sia una partita abbastanza complessa da gestire per i KT. Hanno delle condizioni di vittoria, questo è innegabile, e comunque superato un certo minutaggio i bro devono iniziare a sperare veramente tanto in quella wombo combo che hanno draftato, però possono snowballare addosso a dei KT che puntano tanto sullo scaling. Una nota sulla lane Gangplank Gnar. Nonostante Gnar sia un campione da gittata, che possa kaitare, lavorare bene contro campioni corpo a corpo, Gangplank è molto atipico come campione corpo a corpo. La Rass, che deriva dalla presa dell'immortale con il Parlè, già dalla fase di corsia contro un fragile mini Gnar nei primi livelli, è molto opprimente. Beh, sicuramente il fatto di aver piccato anche in questo caso Gangplank ti dà la possibilità anche lì. È un po' come Gnar, hanno diverse build da poter utilizzare e per adattarsi durante la partita. L'abbiamo visto una volta io e te insieme off camera, come Gangplank in Corea abbia un tipo di building path che è molto basato sullo scaling, però può essere giocato anche in altri modi.
È vero, abbiamo Crit Plank, abbiamo CDR Plank, abbiamo il Gangplank molto più da solo Q, quello da letalità che ormai è praticamente scomparso, però sì, è un campione flessibile e quindi dall'altro lato Gnar, campione flessibile a sua volta, può cercare di intervallare il decorso di build di Gangplank con qualcosa come uno spezzapassi magari e cercare di forzare ingaggi di fianco ad Umti con quell'Udyr che ha tanto potere offensivo nei primi livelli e tanta capacità di engage. Possiamo anche aggiungere la volontà, in caso Oya dovesse perdere la side lane, di giocare in funzione dei teamfight con quello spezzapassi o puntare. Oddio, Succhiasangue spero scompaia come build su Gnar in questa patch rispetto a tante altre. Vorrei verosimilmente quasi sempre vedere lo spezzapassi. Sì, lo spezzapassi. Intanto avete visto anche la prima dichiarazione da parte di Gideon, vuole distruggere tutti i jungler uno a uno, ma Roberto è arrivato un momento molto particolare. No, ti voglio buttare in questo fuoco chiamato Korean Factor. Devi sapere che mi Ok. metto lì a controllare alcuni fattori coreani particolari per dare la possibilità al nostro pubblico di amare poi anche la cultura coreana stessa, che non è fatta solamente di K-pop e di tanto altro ancora, mentre in corsia superiore se ne stanno dando di santa ragione. Ti dico, Roberto Kerren, in questo caso devi sapere che la Corea e il Giappone non hanno mai vissuto un grande amore fra l'uno e l'altro, naturalmente discorsi storici che non vado qui a discorrere. Tu hai mai giocato al gioco Pokémon, quello su Game Boy? Ampiamente sì. Ho iniziato la Hai mia avventura giocato? con Giallo. Perfetto, tu devi sapere che in Corea la prima versione di Pokémon arrivata è stata quella Silver e Oro. E hanno saltato tutta la parte di Game Boy, quello di Game Boy Color, poiché c'era questo ban di tutte le cose che venissero dal Giappone. E solo negli ultimi anni, negli anni 2000, è stato tolto questo ban. Quindi in Corea, come Pokémon, sono un po' così, a caso, dalla seconda serie alla quarta serie e così via. Hanno fatto generazioni alterne. Interessante, Infatti. interessante questo. E Si un po' sono persi così, anni perché d'oro. gli anni perfetti. Io devo essere sincero, ieri l'avevo chiesto al mio caro collega Wolcat e lui ha detto Bulbasaur, e quindi arrivo da te. Con che cosa sei partito tu? Ebbene, io ero uno degli edgy kid affezionatissimi a Charmander. La mia lineup preferita era Charizard, Raichu, Lapras, Snorlax. E non mi ricordo neanche con cosa avessi chiuso, sarò sincero. Ti dirò, Karen, dovrò chiamare i nostri superiori e chiedere di castare solo con te. Ah, Perché mi addirittura. hai colpito nel cuore con Charmander, anch'io sono partito con Charmander al tempo. Uomo di Nel cultura, ma qui frattempo, attenzione! infatti, c'era l'ingaggio, ma subito il counter engage da parte di Zeus, che va con la sua testata a dire di no a Delight, e quindi Ok. alla fine sono stato dentro uno scambio di favori. Buono, buono da parte sua. Questo si va a tradurre su quello che abbiamo visto essere lo scambio tra Alistar e Rell. Alistar che va ad intercettare Rell durante la ferromanzia e questo ha portato un'inversione di priorità, ma non tanto dipendente dallo scambio tra i supporti quanto dalle armi di Aphelios. Quindi abbiamo due riflettori che puntano in due direzioni opposte su questa corsia inferiore. Abbiamo l'impatto di Aphelios contro Kai'Sa. E come vai a gestire Kai'Sa? Perché abbiamo parlato di campioni che l'outscalano, abbiamo parlato di campioni che sono problematici, senza mai definire il cosa rende questi campioni problematici. Tre sono quelli che abbiamo indicato sopra ogni cosa. Seraphine come AP Carry, Aphelios e Xayah. Questi tre campioni puliscono così in fretta le ondate che Kai'Sa, campione che deve intervallare l'oggetto mitico con letalità, non riesce a raggiungere degli spike in tempo e rimane sempre indietro rispetto al mitico avversario. Quindi, per quanto Zeus l'abbia giocata molto bene, non è detto che abbia successo sul lungo andare questa azione. Tra parentesi, bro, sono riuscito a prendere pressione comunque in corsia inferiore e quindi Umpti può tranquillamente andare a prendersi il primo drago, che è quello infernale. Non c'è ancora, mi sembra di aver visto l'Herald, e questo permette proprio a Umpti di mettere un piccolo vantaggio, ma sicuramente importante per tutto il suo team. Sì, sono quei piccoli preziosismi.
Perché comunque stiamo parlando di una partita incentrata parecchio sullo scaling. Gangplank, Azir, Kai'Sa, Orianna, Aphelios. Questa è una partita che vuole andare per le lunghe e vuole arrivarci con calma. Quindi è normale che nei primi livelli la differenza la facciano proprio queste piccole, questi piccoli fattori, questi micromanagement, vuoi della giungla, vuoi delle fasi di corsia. Nel frattempo in corsia superiore vediamo come a livello di farm sia Gnar quello sotto di ben 20 minion. E abbiamo visto anche dove Gangplank ha vinto nelle sue partite. Abbiamo visto con Khan una e una con Doran. Proprio in questo matchup, perché ormai Gangplank viene spesso, non sempre, rilegato proprio a dire lo voglio giocare contro Gnar perché so quello che devo fare contro quel campione. Beh, il punto è che Gangplank è un campione che scala, ma che ha smesso di essere una losing lane a un certo punto del bilanciamento. Da quando si è reso conto con la scomparsa della cleptomanzia, che su di lui la presa dell'immortale valesse molto di più, perché ha immediatamente trasformato tutti i losing matchup in winning matchup grazie al sustain, il danno bonus e il ramo della determinazione come principale che gli permette di lavorare molto bene contro la ras nemico. Di conseguenza Gangplank contro Gnar è una winning lane che lo va anche ad outscalare. È questo che rende Gangplank così in grado di monopolizzare questo scambio. E Gnar, l'abbiamo appena visto, ha trattenuto la Suprema, perché si è reso conto che in caso di Suprema Gangplank avrebbe tranquillamente purificato lo stordimento con le arance e il trade si sarebbe resettato con Doran a passiva disponibile in grado di trade beccare con il danno puro. Non è facile gestire quel Gangplank, devi gestire i tuoi cooldown ma anche quelli avversari, devi baitarli e l'unica cosa che ti rende forse felice è il non dover fare affidamento su una barra del mana, ma poco importa con quella pozione della corruzione e a giudicare dall'inventario a breve anche il predatore d'essenza. KT che hanno preso quindi possesso della zona superiore e quindi vanno per questo Herald, sarà interessante vedere cosa riusciranno a fare. Abbiamo visto comunque in precedenza, mentre stavi parlando, Karen, come i support si siano spostati verso la parte alta, sapendo che il prossimo obiettivo sarebbe stato proprio il mostro prima del Barone Nashor. Barone Nashor che, ricordiamo, spawnerà fra 10 minuti, quindi ancora c'è tanto da dire, e arriva subito l'ultimate da parte di Dora. Bravo. Per essere sicuro che il suo hybrid possa farmare tranquillamente sotto torre e non trovare nessun dive. Molto molto buono qui, perché guarda lo spostamento di Alistar. Alistar al momento sta andando a piazzare visione difensiva, si sta assicurando che non ci siano intenzioni malevole nella sua giungla bot side per impostare magari dei dive, cosa che Udyr fa abbastanza bene grazie al suo kit già molto coriaceo nelle intenzioni. E il punto è che questa Suprema da parte di Gangplank, in un momento in cui stai già vincendo la corsia di semplice Rass e hai completato il Predatore d'Essenza, quindi magia magia, il tuo parlay praticamente non costa più mana, sei messo benissimo. Vediamo Gnar optare per risorse difensive, riduzione ricarica tramite velocità d'abilità, le piastre d'acciaio, ma non è niente che ti sta portando a ribaltare la priorità di questa corsia. E la giungla è estremamente passiva per ora, se non consideriamo il drago. Una partita particolare, dove vediamo i KT avere un piccolissimo edge sulla fase di corsia e ad affrontarli dei bro che cercano di rispostare la priorità della mappa giocando macro. Quindi una lotta di equilibri, una partita quasi scacchistica quella alla quale stiamo assistendo. I team infatti stanno iniziando a pensare a come muoversi, abbiamo visto come i ragazzi dei Bro hanno piazzato un lume di controllo nella giungla dei KT Roster, ma allo stesso tempo i KT Roster hanno piazzato, mi sono sbagliato col colore, sono sì, tranquillo, voglio dire. Sto diventando colorblind, sembra quasi, però quella cosa è proprio infatti che i Bro hanno piazzato dei lumi sul river per prepararsi proprio a quell'obiettivo, all'obiettivo del drago. Vuoi ancora premere, dato che Aphelios può con le sue armi dare fastidio soprattutto a Kai'Sa e quindi metterla sotto torre per poi muoversi naturalmente nella zona del drago. E una cosa che adoro vedere da parte dei bro, tra l'altro, è la differenza tra la barriera rigogliosa e i calzari di Mercurio sulla mid lane. Per l'amor di Dio, da quando hanno buffato la barriera rigogliosa smettiamola di rushare i calzari di Mercurio. Perché, voglio dire, intanto sei contro Orianna. Contro cosa hai bisogno di tenacia? Considerando che il knockback non è purificabile, stai solo riducendo la durata del rallentamento del comando dissonanza? Vale un investimento come quegli stivali? No, anche perché non ci sono altre fonti di danno che vuoi andare a ridurre. Lavorano magari bene contro Udyr per un setup, ma la domanda che ti devi fare quando compri gli stivali di Mercurio è:
indipendentemente da quanto riduca i controlli, rischio di morire nel giro di quei controlli? E contro Orianna la risposta è sì. Quindi contro Orianna la tenacia perde tanta efficacia e Orianna se la sta giocando invece con un oggetto che le permetterà di scalare meglio. C'è un piccolo problema, i Bron non hanno più una top lane. Questo piccolo dettaglio potrebbe impensierirli un pochettino. Potrebbe mettere sicuramente qualche punto di domanda sopra di loro e non solo sulla landa degli evocatori, ma questo secondo drago è stato preso, il terzo drago sarà quello della nuvola. E secondo me, ai bro, questo drago non dispiace quando hai un Umti che ti vuole correre non in faccia, direttamente alle spalle quasi, direi. E parlando di Umti, lo vediamo infatti in profondità all'interno della giungla avversaria con Zeus che crea comunque copertura nei confronti di Gideon. Cercano in qualche modo di settare questo invade, ma probabilmente resetteranno dopo il red. Non vedo intenzioni di kill da parte dei bro. Gli strumenti bro ci che... sono, la veglia lunare c'è, guardando anche le armi di Aphelios, Severum e Crescendum, quindi una combinazione di armi molto più difensiva che offensiva. Non sono le armi con le quali vuoi proporre, sono armi che rendono Aphelios letteralmente iningaggiabile, specialmente in corpo a corpo. E infatti vediamo subito il bottom lane dei KT Roster aspettare questa ondata sotto torre. Non è un'ondata che vuoi andare a contestare faccia a faccia con gli avversari e ti porterà a perdere anche una placcatura extra? Stanno aspettando che siano i Minion a completarla. Lentamente. Ragazzi, eccolo lì. Ok, grazie. Eccolo lì. Minion, avete fatto il vostro lavoro. Potete morire in pace. Poveretti. È la fine di ogni CS, alla fine. Lo pensa so. A quelli fortunati all'ultimo minuto quando vengono lì e dicono posso vedere la fine? Non muoio! Sono contento, grazie! Anche se la cosa più bella è vedere il messaggero ballare. Quella è la più grande soddisfazione del gioco. Però... per arrivare al 20° minuto è tosta, abbastanza tosta, devo essere sincero. Cioè, un game deve essere veramente uno stomping totale, cosa che spero di non vedere in questa serie, perché è bello vedere anche il gioco coreano. L'abbiamo sempre nominato molto spesso, una cosa che si è visto meno in queste patch, devo essere sincero, è il fatto che i coreani giocano a scacchi. Posizionano, mettono la loro visione, iniziano a posizionarsi, e i bro lo giocano in questo modo, giocano alla coreana, come si può dire, perché a 14 minuti non vedere una sola kill ti fa proprio pensare come i bro stiano giocando in questo modo. Non vogliono rischiare niente, vogliono scalare, come anche tu comunque, anche dall'altra parte, che ti hanno un ottimo scaling, sì. E vogliono prendere gli obiettivi puliti. Beh, obiettivi che per adesso non sono pulitissimi per via di come hai gestito la top lane. Per quanto riguarda i bro, mentre i KT continuano a cercare l'impennata senza trovarla, quindi abbiamo delle intenzioni che si stanno sviluppando ambo i lati, ma al 50%. Abbiamo i bro che cercano di concentrarsi sugli obiettivi, ma perdono le strutture. Abbiamo i KT che cercano di snowballare un early game, ma lo stanno facendo con una Nidalee molto passiva, che per adesso, è vero, con quel messaggero ha garantito a una winning lane come quella di Gangplank pressione addizionale, ma conquistare le torri troppo in fretta non è detto che sia un bene in competitivo. Conquistare le torri troppo in fretta significa che tu non hai la possibilità di trasformare un push di Gangplank in minion persi per Gnar, e infatti guarda che cosa è successo top. Quei 20 minion di vantaggio che aveva sulla fase di corsia, adesso sono un'ondata di vantaggio, forse anche meno, andrà a pareggiare Gnar con questo scambio. Il vantaggio di Gangplank arriva comunque, ha la sua passiva per guadagnare oro extra con i parlè, ha la struttura presa tra l'altro con placcatura alla mano, non è un Gangplank triste, ma non è neanche un Gangplank che sta snowballando, e il tutto diventerà poi danno nei teamfight che si andrà a sparpagliare. La frontline c'è da parte dei bro, e quello Rihanna l'abbiamo già visto portare a casa due Pog, e potrebbe essere l'occasione? Potrebbe esserci l'aggressione, il flash d'ora non utilizza la sua ultimate, ora arriva subito Shiva Shuffle che non va a segno, viene bloccato, ottimo questo, un adulto da parte proprio del mid laner, ma il Fastbot va in mano Hybrid, che ha ucciso il jungler avversario, quindi alla fine riescono nell'azione e così possono andare per l'Herald, ma perdendo la torre in corsia inferiore. E in che situazione ci mette questo? Abbiamo un'uccisione, penso che il reingaggio di Umti sia stato totalmente incosciente, erano riusciti con l'ottima onda d'urto di lava a disingaggiare, ma Umti ha deciso di flashare in faccia cercando una kill senza che ci fossero cooldown di supporto da parte dei suoi alleati. Questo... si trasforma intanto in una Kai'Sa che sta andando per il sussurro fatale come secondo oggetto, ne parlavi prima del Lord Dominic rushato istantaneamente dopo i buff, ma si trasforma in una Aphelios che già ha 30 minion di stacco quasi nei confronti del tiratore nemico e che adesso ha preso una struttura in solitaria, quindi una mappa che continua a piegarsi da un lato a favore dei KT e dall'altro lato a favore dei bro.
Una partita interessante, si continua praticamente sullo scacchistico e queste azioni con l'ingaggio forzato ai danni di Delight sono andate via tante supreme e non ho forse neanche capito il perché di quella scorta imperiale in avanti, forse cercavano proprio il burst col danno di quell'abilità. Sinceramente io ho avuto come la sensazione che Dav era lì che diceva la devo premere veloce, devo premere veloce, poi è stato stannato meravigliosamente secondo me da Delight, perché se no in quel momento si sarebbero proprio divisi in due il team ed è rimasto lì a cliccare R come se non ci fosse un domani. Sai quando succede a noi nelle nostre partite che gli arrivi e dice dai, va bene, premi e non serviva più quella cosa? Ecco, più o meno la situazione è stata quella, ma alla fine spammi tutto, la kill. Sì. Sì, provi ad utilizzare tutto. Kill è arrivata, in qualsiasi caso comunque vuoi per un errore o per un altro, ma i bro continuano al 17° minuto, vanno per il soul point. Questo è ottimo da parte loro. L'evocazione del messaggero tra l'altro è una cannonata singola di cristallo post 14° minuto. Penso che funga più da deterrente per impedire ai bro di avere una transizione immediata verso la corsia superiore ed interrompere Gangplank nel tentativo adesso andato a segno di conquista della struttura in corsia centrale, quella interna. E Gangplank dopo il predatore d'essenza si sta muovendo verso l'arco scudo immortale, adesso completato grazie a quella torre. Quindi un Gangplank che finalmente con la pressione strutturale, nonostante l'assenza di kill, sta iniziando a snowballare duro. Continua comunque in questo momento Gideon a prendere pressione sull'avversario, anche se di pressione reale non ce ne ha, perché è dietro di 20 minion. Io ero lì, ho detto va bene, guarda, va subito così aggressivo, sta provando a prendere capi della giungla avversaria, poi vado a vedere lo score. Aspetta, ma è dietro di 20 minion? Cosa? Di che cosa sto parlando io? Sì, purtroppo il risultato di come sono andate le gestioni macroscopiche, degli scambi, degli handshake come li definiamo spesso, ovvero due team che si rendono conto che lo stato di partita vada a favorire dei campioni specifici e quindi due team che praticamente decidono non di giocare in 5 contro 5 ma in 3 contro 3 assicurandosi che però quei 3 abbiano tutte le risorse dovute al momento giusto. Ovviamente è un'iperbolizzazione della situazione, non ci sono campioni che sono stati cancellati dalla mappa dallo stato di partita, però stanno continuando con questo scambio strutture per draghi e stanno continuando con queste scommesse che per adesso, non essendoci uccisioni, non essendoci risorse piazzate sull'uno o l'altro carry o i carry delle due squadre, non ci stanno dicendo nulla su quanto queste scommesse siano valide. Perché uno può dire, bene, sulla carta i KT sono in vantaggio monetariamente e Gangplank è molto grosso in teamfight. Ma se poi Gangplank si posiziona male, si va tutto a esaurire subito. E quindi dobbiamo delegare a questo la riuscita o meno di queste risorse, la riuscita o meno di queste scommesse che entrambi i team stanno facendo. Team che si stanno piano piano prendendo sempre più zona della mappa. I bro hanno comunque la torre in corsia centrale, che secondo me è un fattore importante per quello che succederà fra 2 minuti e 47, perché il drago sarà up e in quel momento i KT è lo stesso gioco dell'Elder come si era visto nella prima serie. Stessa cosa succede in questo momento: lasci il barone agli avversari o lasci l'anima e quindi prendere tutti i potenziamenti che può dare il drago della nuvola? E lì arrivi a pensarci, arrivi un po' a vedere. Intanto ho notato gli spezzapassi da parte proprio di Oya. Sì, l'avevamo detto, ormai praticamente è l'unico oggetto veramente competitivamente viabile sul campione, ma tornando a rispondere alla tua domanda di prima, sfortunati i bro nel trovare un'anima della nuvola, perché qualsiasi altra anima avrebbe avuto un valore 10 volte più grande. Hanno Udyr, hanno Gnar, hanno Rell, avere anche un'anima montuosa sarebbe stato enorme. Oceanica e Infernali sono rotte a prescindere dalla comp. Anima della nuvola è la più sfortunata quando stai scambiando strutture per draghi, perché è la più mediocre. Su Udyr non sta facendo niente se non dare velocità di movimento in più. Ti fa piacere averla, senza ombra di dubbio, ma 10 di move speed flat non è l'effetto magistrale, mastodontico che vorresti da un'anima draconica. È interessante vedere anche il grafico dei CS. Abbiamo visto come siano la di carry dei bro e il mid laner dei KT ad avere più CS per minuto. Stiamo parlando per ben 11 CS, un numero comunque pazzesco per quello che può sembrare o non sembrare, anche se stiamo parlando di giocatori di un certo livello. Continua la pulizia della wave in corsia centrale, sicuramente grazie anche all'uragano di Runan è tutto molto più semplice per Hena, e in questo momento si sta solo aspettando quei minuti. Non diciamoci una cosa per un'altra, Karen, stiamo aspettando il momento in cui traderanno.
Vorrei cercare anche di capire come si inseriranno però su questi obiettivi, perché un conto è fare il discorso intorno all'obiettivo quando verrà conquistato o meno da uno dei due team, un conto è tutta la marcia scacchistica, un conto è tutti i passi di danza che devi fare per arrivare a quell'obiettivo. Ad esempio adesso i KT Roster vanno a premere sulla struttura centrale e la veglia lunare ne blocca due. Attenzione a Zeus. Zeus troppo aggressivo, è arrivato anche Dora con la sua ultimate, è arrivato Omti, è arrivato in questo momento la Gnarga riporta tutti indietro di nuovo, arriva l'onda tutto, arrivano i danni su Zeus, ma Dava ha fatto fuori prima Hoya, continua l'azione, i danni che ha messo Kefrek sono infiniti contro il support, ma che riesce a salvarsi grazie allo schianto, un uno per uno, ma che favorisce KT Roster. Che performance! La pressione sulla corsia centrale per adesso non si concretizza, questo è vero, ma la mano sul barone la vanno a mettere loro per primi. Zeus un inserimento splendido da parte sua, riescono a danzare bene intorno alla tempistica della Suprema, alle difese extra che va a offrire. Rischia per adesso Gideon dalla giungla, ma non abbastanza, e con tutti i danni percentuali che vengono protratti da Kai'Sa e da Azir. Azir, da Liandry e Kai'Sa sono i due migliori campioni per prendere il barone in mid game. Al momento letteralmente ingestibile la velocità con la quale lo vanno a conquistare. Parlavamo dell'obiettivo, parlavamo della necessità di scambiare, ed è proprio scambio. Anima per Baron. L'anima è lì per rimanere. Il Baron abbiamo solo 3 minuti. Adesso i KT Roster devono utilizzare questo Baron per andare a capitalizzare sul già ottimo vantaggio strutturale che hanno accumulato, aprire la mappa e impedire a quell'anima della nuvola di funzionare. Perché tra l'altro l'anima della nuvola è un'anima che ti permette di muoverti bene. Se la mappa viene stretta, se la mappa viene strozzata, ti muovi peggio a prescindere, anima o meno. Ora però qui si arriva a un altro discorso. L'Elder potrebbe, anzi potrebbe, comparirà solamente fra 5 minuti e mezzo. Già. E lì inizia a pensare di nuovo. Cosa vuoi fare? Cosa non vuoi fare? Se i Bro ora riescono con questa anima a ruotare molto bene e a prendersi strutture, a prendersi torri, allora lì potremmo dire che quell'anima è sicuramente un qualcosa di positivo. Ma se non dovessero ora con quest'anima riuscire, almeno nei 2 minuti che separano, anzi 3 minuti che separano dal drago, dall'Elder Drake al buff del barone, allora mi viene da dire che forse questo drago sia veramente, come detto anche te, mediocre. Vediamo comunque i bro attualmente impegnati nel far scalare Aphelios, che ha già accumulato l'uragano di Runan di fianco all'uccisore di Kraken, però comunque dall'altro lato la penetrazione armatura data dalla pioggia di Kathia, cioè meglio, il fatto che Kai'Sa possa lavorare con la pioggia di Kathia e tutto quel danno fisico sulla penetrazione armatura dei saluti di Lord Dominic, significa che il backline dive da parte di Hybrid si può trasformare quasi istantaneamente in una kill su Aphelios. E a quel punto Aphelios puoi averlo fatto mangiare quanto vuoi, un Aphelios morto e un Aphelios che non fa danno. Beh, diciamo così, non lo fai morire di fame, ma lo fai morire sotto i colpi degli avversari in qualche modo. Esattamente. Quindi ti trovi comunque in una posizione non veramente ottima, dato che in questo momento, come hai detto anche tu, i KT stanno strozzando l'aggressione dei bro. I bro non riescono mai e poi mai ad entrare a creare un teamfight che gli permetta a loro, o comunque permetta una rotazione tale che gli possa dire che questo drago sia utile, ma potrebbe Attenzione. Arrivare proprio in questo momento su Doran. Infatti Doran deve utilizzare la sua ultimate, che danni? Poi deve scappare. Cosa? I danni che ha fatto Doran, disgustoso, non ho parole. Ladies and gentlemen, Karit Plank, non ho parole. E qui possono andare per la base e la andranno ad aprire come una scatoletta di tonno. Occhio alla combo, forse no. Bellissima la combo fatta proprio da support e da Millennium. Ora Zeus morirà sotto i colpi di Ana, scorta imperiale, ma che non ferma Aphelios, che è una cosa micidiale. Arriva l'uccisione trovata e adesso si preme in contropiede i Fredded Brion sulla corsia centrale. Hanno cercato l'assedio che non andava fatto, lo scatto in avanti da parte di The Light, la Suprema, una tempesta magnetica da 10 lode e bacio accademico da parte sua. Mio Dio questo Aphelios, mio Dio questo teamfight. Che combinazione, da lì è partito tutto. Sono partite anche le scarpe da Ana, ha detto basta, ora è arrivato il momento. E qui hai, fra virgolette, ripreso tutta la pressione che avevano creato i KT. Certo, a livello di gold lo vedete molto bene, non siamo minimamente arrivati a parità, però hai fatto capire a KT che non è così semplice sigiare i Fredded Brion.
Anche perché c'è una cosa divertente su Enna e Aphelios come campioni, mentre rivediamo il massacro avvenuto sulla corsia inferiore con Doran con il barile, il parlè e la kill col flash in avanti. Enna non ha mai vinto una partita con Aphelios. È il suo secondo campione più giocato in LCK e ci ha solo perso. Penso che questa potrebbe essere l'occasione per una grande redenzione. Vediamo anche i danni che ha messo con la sua ultimate. Il fatto di aver messo l'arma che gli permette di sparare danni anche intorno ha dato un burst di danni impressionante. L'onda d'urto su quattro... quante? Quattro? Quattro persone se non tre. Cioè, quanti danni... E guarda come è morta Kai'Sa. Lì, sul posto. Inoltre non ha avuto neanche il tempo di ultare, tanto è stato il concatenamento di controlli. Parlando di Kai'Sa morta, quella è Kai'Sa molto morta. Di nuovo, ancora una volta. Ok. E chi ha preso la kill, aspetta? Enna? Già. Aphelios, diventerai molto grande e molto fidato un giorno. E questo è il giorno. Stavamo parlando di come Aphelios potesse scalare a livello di teamfight, ma questo è stato proprio un deposizionamento da parte di Hybrid, un erroraccio da parte sua. Qualcosa di imperdonabile in questo momento della partita, dove vediamo i bro con il contropiede offerto da quell'azione in corsia centrale andare a insistere in profondità sulla giungla nemica e quindi prendere non solo controllo di pressione sul barone, non solo le strutture, ma anche andare avanti con una manovra di strozzamento che rimuove la giungla avversaria. E questo non è piacevole per i KT Rollster da nessun punto di vista. E ora qui è una occasione per i Fredit Brion, perché i timer sono molto vicini. I KT Roster dovranno decidere, dovranno vincere un team fight e vincerlo in maniera pulita, così da poter fare sia il barone che l'Elder Drake. Lo abbiamo visto, Crit Plank è un'arma micidiale che può uccidere un piccolo Gnar con una sola combo. E pensa con l'Elder in più, cosa può fare quel Crit Plank? Tantissimo! Sono curioso, arrivati a questo punto, di vedere come i KT vogliono tornare in partita, perché all'improvviso un team con la gold lead è il team che sembra spaventato dal giocare la mappa. All'improvviso ci stiamo rendendo conto che i KT Rollster non hanno più controllo delle corsie. E infatti vediamo le side lane pushate a favore dei Fredit Brion, anzi un buon wave management, entrambe le side lane in slow push, mentre i Fredit Brion prendono vantaggio posizionale sia sul barone che sul drago maggiore. La visione profonda sul quadrante inferiore non è delle migliori, sul quadrante superiore è un po' più distante. Ma questo che cosa significa? Che ingaggia Zeus! Oh mio Dio! Zeus. E attenzione, viene abbattuto Lavi in questo momento! Ma è arrivato l'Agent! Sia da parte di uno che dall'altro! Davo fuori dei light! Ora rimane solo Aphelios che può mettere i danni e non ne ha messi abbastanza. Io ho visto Aphelios dall'altro e ho detto è arrivato il momento di Aphelios, ma non sarà questo il momento. E ora provano a giocare. Nascono l'Elder, ma per prendersi il barone Nashor. Per i bro scambiare potrebbe essere la migliore delle situazioni, il problema è che non scambi, ci prova Gnar con il macigno dalla distanza e riescono a contestarlo in tempo perché non hanno la potenza di fuoco necessaria, non hai unità ammazza barone, hai Aphelios con un sacco di danno critico, ma non hai il danno sulla salute mancante di Kai'Sa, non hai il danno sulla salute massima dato dal dolore di Liandry di Azir, non hai quel bastone del vuoto, non hai i saluti di Lord Dominic, la situazione per i Fredit Brion è sembrata serena per 30 secondi di partita. Sono riusciti a trovare il contropiede, ma basta un deposizionamento da parte di Lava, l'ingaggio da parte di Zeus in avanti con quel flash, la combinazione di controlli, il tutto è arrivato da un singolo lume. Lava non è riuscito neanche a completare la inazione dell'onda d'urto, non c'è stato il danno, non ci sono stati deposizionamenti. E qui Enna ha utilizzato la veglia lunare per cercare di disingaggiare danneggiando gli avversari e disincentivandoli dal follow-up. Non era una Suprema che voleva vincere il fight. Non legge bene la combinazione Delight e si lancia in avanti con la tempesta magnetica dopo la veglia lunare. E questa è stata la condanna dei Fredit Brion. È enorme quella Aphelios. Ma dall'altro lato i KT sono tutti grossi. Ritorna ad avere più di 5.000 gold di vantaggio. Questo ti fa anche capire come il gold differential varia da teamfight a teamfight. E ora che hanno il buff dell'Elder e il Baron buff... È arrivato il momento per i KT di decretare la parola fine su questo match. Anche perché se non lo fanno adesso mi chiedo davvero quando hanno intenzione di farlo. Stanno pushando le ondate, Azir quella in corsia centrale, Gangplank quella in corsia inferiore. Difficile per Orianna andare a depushare ondate dalla mano del barone e di conseguenza lo spazzino di queste ondate deve essere Aphelios. Problema, Aphelios può controllare solo un'ondata alla volta, devi continuare a muoverlo all'interno della tua base. Paradossalmente in questo l'anima della nuvola ti aiuta, quindi abbiamo finalmente trovato un significato a quell'anima all'interno della partita, forse non il più felice, perché l'assedio va comunque a segno.
Prendono infatti la torre in corsia centrale, ora andranno a prendersi l'inhibitor senza nessun grosso problema, anche se i bro sembrano interessati ad ingaggiare, perché sanno che se lasciano andare tutto avanti in questo modo è la volta buona che potrebbero salutare Capra e Cavoli. Sembra proprio che Hena non abbia la possibilità di dimostrare il suo valore ancora una volta con Aphelios. Ed è un peccato perché è 5-0-1 quella Aphelios. Voglio dire, Hena, ok, ha giocato 4 partite, le ha perse tutte e 4, ma non con le migliori delle performance. Ha un KDA di 2 su quel campione. Non è proprio felicissimo. In questo caso sta giocando un signor Aphelios, anzi, in questo caso sta facendo da perno che tiene questa mappa in piedi. Alla fine il doppio buff non si va a spendere in una chiusura della partita a favore dei KT, però comunque stiamo parlando di una base a pezzi e dei KT che hanno resettato correttamente con ancora 40 secondi disponibili. Non è detto che non li utilizzino per andare a ruotare sulla corsia superiore. Se tardano un po' in giungla... reset anche discutibile, potevi sfruttare meglio quell'ultimo mezzo minuto di Barone, però decidono di andare sul metodico, si accontentano, e considerando che quando i KT sono andati in tunnel vision non accontentandosi dell'azione bot e hanno cercato troppo mid, sono poi morti tutti, stavolta direi che accontentarsi è la scelta giusta. Anche per il semplice fatto che hai 4 minuti di inhibitor down in corsia inferiore, 3 minuti e 45 per la corsia centrale. Comunque, guardiamo bene anche i vari obiettivi, nel caso ne hai voglia, fra 3 minuti dovrebbe ricomparire Barone, proprio un minuto prima che responi l'inhibitor in corsia inferiore, quindi vuol dire Super Minion che continuano a pushare senza se, senza ma, e se vuoi l'Elder, hai 2 corsie su 3 che pushano, questo dà la possibilità di settare un altro fight in una posizione ottimale per te e il tuo team. Senza considerare quel martello da guerra di Caulfield come ultimo inventario di Gangplank, che temo sinceramente stia andando per le lame rapide Navori a questo punto, in modo da poter spammare barili, in modo da poter spammare parlè. Con Navori, 100% di critico e predatore d'essenza, vuol dire che il tuo parlè riduce il suo stesso costo di ricarica, non costa mana e fa dei danni spropositati. Praticamente Gangplank diventa un ADC con quel parlè. Grazie allo spam di parlè diventa un tiratore, guadagna gittata, non deve più attaccare corpo a corpo. Mi fa abbastanza ridere, perché pensa se una tua spell, invece di costarti mana, te lo rende. Sì. E non sto parlando di Cassadin con la sua W. No, no, in questo caso è proprio il vantaggio di avere finalmente un predatore d'essenza che scala così bene all'interno della partita. Senza considerare che anche lo scaling del danno della lama incantata si basa sulla D bonus. Quel Gangplank ha 8.000 gold di vantaggio. Cosa? 18.000, 10.000. Cosa? Ah, ok, niente. Saluti di Lord Dominic. Nevermind. Decide di andare per qualcosa che permetta di avere un punch-in definitivo. Non vuole usare 10 parlè. Vuole che tu sia morto al primo parlè. Che è anche un investimento temporale interessante. Mi fa abbastanza ridere come vedo te, che hai commentato il competitivo per tanto tempo, vedere questi 8.000 gold e dire: davvero tutto questo? È una cosa veramente impressionante. Vedendo anche che a livello di kill sono alla pari. Cambiano solamente le torri, che sono 8 a 3, e cosa hanno in cambio? Hanno preso 2 Baron, i ragazzi che ti roster hanno preso l'Elder, e l'hanno utilizzato nel migliore dei modi. Sì, senza considerare il Flame Horizon in corsia superiore tra i due top laner, senza considerare i 2 oggetti di vantaggio interi nell'inventario di Gangplank. È uno dei problemi quando vai... Oh, occhio, oh, Unti, che cosa fai? Pazzo maniaco. Unti vuole fare il pazzo? L'avevo visto lì, pronto per dare il ben servito, ha detto... Voglio fare il comune kamikaze, entrare e distruggere tutti per poi morire. I danni però che ha preso Donna sono abbastanza. È entrato in questo momento The Light, è arrivato l'ultimate da parte di Donna. Subito un tusto aggressivo contro la backline. Gideon su The Light, continua l'azione però in questo momento da parte dei pro. Ormai è tutto o niente. Donna prende la vita. Istinto omicida sull'avversario e uccidono uno dopo l'altro tutti i giocatori dei Threaded Brion. La doppia da parte di Hena non sarà abbastanza perché vengono obliterati. Carneficina portata a casa, e questo, signore e signori, è la chiusura della partita. KT Rollstar in questa serie, al meglio delle tre, si portano su un facile primo punto. E sottolineo la parola facile, perché è proprio sembrato facile. Non c'è stata a un certo punto nessuna resistenza da parte dei bro. Scambiare draghi per torri e poi trovi un'anima della nuvola. Questo è tipo sperare in un bel regalo di Natale e poi ritrovarsi... Non saprei più neanche che cosa dire, perché una volta utilizzavo i calzini come paragone, ma adesso se mi regalano dei calzini a Natale sono anche felice perché li adoro. Quindi invecchiare mi sta facendo male, questo è vero, ma dall'altro lato sta facendo male ai Threaded Brion giocare contro i KT Roster, perché questo è stato un massacro.
tiro. Ho la giusta predisposizione per te. Hai parlato di musica prima. Ok. Hai presente Mad World? Sì. Ecco, in questo momento Freddy Brion aveva una accanto a sé quando hanno visto L'anima della nuvola. All around me are familiar faces. Una cosa del genere. Proprio in quel modo, di quell'occasione là. Scherzi a parte, i Brion hanno provato uno stile di gioco che è il loro stile di gioco comunque, uno stile di gioco basato sul prendere obiettivi che siano utili per loro. Perfetto. Peccato che alla fine Katie, ciao! Purtroppo non è andata neanche lontanamente come speravano andasse. E ok, da un lato abbiamo spesso parlato dello scambio sfortunato sui draghi, ma non è neanche una partita che si può totalmente addossare alla fortuna, perché di nuovo vediamo delle lane molto sbilanciate già dalla draft, perché sappiamo che Gangplank sia una lane non solo vincente di base come corsia contro Gnar, ma che va ad outscalare Gnar, e non fai nulla per impedirglielo. Cioè, è incosciente, ok? Vedi i tuoi avversari che stanno giocando con tre scaling lane e applichi zero pressione in early game. Questo non è accettabile, perché significa che tu stai lasciando libere delle corsie che scaleranno meglio delle tue. Questo significa che tu stai lasciando al team avversario la possibilità di concretizzare le proprie condizioni di vittoria. E questa è una cosa che abbiamo sottolineato spesso in competitivo, ovvero i team che leggono le proprie condizioni di vittoria e basta, si fermano a un certo punto. Sono dei team che non riescono mai ad attraversare la linea di separazione della metà della classifica sui campionati maggiori, perché a un certo punto devi iniziare a capire non come vincere tu, ma come non far vincere gli avversari. La differenza tra il vincere e il non perdere, di cui parlavamo prima con gli SKT, che li ha portati a perdere rovinosamente la serie. E i bro hanno bisogno di un gran reset mentale, perché questo game è stato uno stomp. È stato sicuramente un bel problema, soprattutto guarda i danni da una parte e dall'altra comunque. C'è il top laner, c'è Doran 21.9, dall'altra solo Henna gli ha messo i bastoni fra le ruote, fra virgolette, con 23.000 di danni. Ma il goal differential, quello che fa paura, perché i Katie Rollster hanno mai avuto un momento in cui erano sotto. Cioè, anche quando abbiamo visto il fight vincente da parte di Freddy Brion, alziamo gli occhi al tabellone e vediamo 4.000 gold di vantaggio ancora presenti, quindi dici, wait, ma non sono gli altri ad aver appena vinto il fight? Perché il tabellone ha questa forma? Perché se la sono giocata molto bene e hanno snowballato dai buff iniziali. Inoltre trovarsi con una composizione che potesse andare ad abbattere così velocemente gli obiettivi è stata anche una grossa scommessa a giocarci contro puntando sui draghi. Perché se tu scambi torri per draghi e non ci sono uccisioni, vuol dire che i campioni da scaling avversari stanno scalando. Vuol dire che Azir Kai'Sa, al primo Baron che spawna, lo sciolgono. Ed è così che è andata. Non era neanche morto Unti, avevano ucciso, se non sbaglio, The Light prima di andare sul Barone, oppure Hoya sulla corsia superiore. Comunque, quando hanno trovato il primo Baron, erano solo in 5 contro 4, con il jungler avversario vivo, ma non sono riusciti a contestare data l'immensa velocità di conquista dell'obiettivo grazie a Kai'Sa e Azir. Inoltre, ci hanno provato i Freddy Brion a giocare sulla corsia centrale, le abbiamo viste queste azioni, erano anche molto buone in apertura. Qui era lo scambio uno per uno, ok? No, era morto Alistar ed era morto Gnar, ok? Sì. E qui è stato forse l'unico errore dei KT, quando sono andati un pochettino in tunnel con un Gangplank che aveva già sprecato tutti i suoi cooldown, non aveva la Suprema, non aveva il Flash, i barili sono andati anche male, se non sbaglio nel cercare di resettare il fight, non so se ce lo faranno vedere all'interno del replay, Gangplank ha mancato la catena di barili, ecco il primo e purtroppo manca il secondo, infatti. Quello sarebbe stato un burst di danno d'area enorme che avrebbe forse ribaltato la situazione in mano ai KT, ma qui è andata bene per i Freddy Brion. E qui il fight, l'ingaggio che dovrebbe dare intanto da un lato meritatamente a Zeus il player of the game e dall'altro lato sono invece sicuro che lo otterrà Doran, perché quel gameplay è stato disgusting. lo so, mi dispiace, ma in Corea guardano molto le statistiche e le statistiche parlano chiaro, parlano sì, che Doran sembra e il giocatore importante di questa partita. L'ultimo team fight sembrava molto interessante perché erano andati molto aggressivi, avevano trovato qualche positività, ma alla fine Henna non è riuscita a mettere tutti quegli HP contro gli avversari che volevano dire vittoria da parte loro. Ed è un peccato alla fine, perché comunque stiamo parlando di Henna che ci ha davvero provato a rompere la maledizione di Aphelios, però no, da 0-4 si passa a 0-5. Nonostante fosse 5-0, quindi anche una dicotomia sulla sua resa da mid game che l'ha portato poi a cadere solamente nel momento in cui la partita si è poi estinta. Un Doran che tra l'altro, giusto per andare a confermare il fatto che voglia ad ogni costo il player of the game, è andato anche lui col teletrasporto a mani nude.
pistola e spada non sono proprio mani nude, però avete capito il concetto, ha distrutto lui tutto. Va bene, vediamo allora se Endgame 2 riuscirà anche in questo caso a distruggere tutto, quindi piccola pausa e torniamo con il game fra Katie e Fredith Brion. Gabi, 내가 가둬주려 했는데. 나이스. 실내 빈배 생각하고 용 1분전, 전령 1분전 날개 주도권. 먹어만 할 때? 1500, 1500 1500, 1500 야, 1500 공수하지, 용주다. 어우, 어이, 너 이거 바로 뺏겠다. 어. 바로 뺏겼다. 아니, 이거 너 괜찮아? 급해질 필요 없이 아직도 되게 유리하니까. 똑같이 잘... 싸우면 우리가 이겨. 발로만 안 싸우면 되겠다. 암라인 싸우면 안 질만 하거든요? 해보자, 해보자. 오른, 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 오른. 암라인부터, 암라인부터. 나 공수하자면 좋을 때. 빅토르 때려. 야, 카이사 너무. 빅토르 잡았어? 카이사 너무. 어때? 잡았어, 야, 이겼어. 끝났어. 이걸 펜타를 먹었네? 어, 펜타 하려고 레란트 뺏긴 거 아니야? 어. 야, 티 많이 났어? 어, 많이 났어. 야, 레란트도 뺏겼다. 야, 검보 이제 유미, 루시안, 레까지 이제. 끝내 컬렉션. 좋은데? 티 많이 났나 봐. 검보가 근데 또 형 생각해주는 마음이 좋네. 그만 다음에 내 것도 부탁해. 나 오늘 컨디션 좋거든? 나 일단 더 나이고 내 말 들으면 게임 이기. 침착하자. 오케이, 침착하자. 파이팅 하자! 알리 높아요? 알리 높아요, 알리 높아요. 쌍각 봐봐. 아, 강아 이거 일회강 너무 좋은데? 칼사 높아요? 센 없어. 여기 바로 높아요. 아니야, 기다려. 나이스! 나이스, 좋아! 이진혁 컷! 헤레타 헤레파! 김기 컷! 자, 진혁이 들어가고! 김영 들어가고!